Sono Gigi e benvenuti nella mia cucina. Oggi vi insegnerò a preparare uno dei piatti base della cucina italiana, la pasta alla carbonara. Voi direte, vabbè, la carbonara, che sarà mai? Che sarà mai? Io ho visto cose che voi indiani non potete neanche immaginare. La pasta alla carbonara con la panna. La pasta alla carbonara con il caffè. E dato che noi siamo solamente di poveri studenti, universitari, quattrinati o liceali, utilizzeremo dei semplici ingredienti del supermercato. Anche perché il segreto di un'ottima carbonara sta solamente nella preparazione. Gli ingredienti base per una carbonara per due persone sono 200 g di pasta, 2 uova, un filo d'olio, una scatola di pancetta scrausa del supermercato, pecorino romano, o se non l'avete parmigiano, il sale dei puffi e il pepe nero. In generale il mio consiglio è quello di utilizzare un numero di uova pari a quello dei commensali e di togliere qualche chiara in modo da non rendere la carbonara troppo liquida. Ad esempio in questo caso utilizzeremo 2 uova e toglieremo una chiara. Passo primo, prendete la pentola della pasta e riempitela d'acqua. E mettetela sul fuoco e non ci crederete, accendete il fuoco. Nel frattempo prendete un pentolino, metteteci un filino d'olio appena, poi prendete tutta l'accetta che avete, cioè prendete la pancetta. Aggiungete del pepe, kb, e non mi sto riferendo al nostro caro KB, ma quanto basta. E mi raccomando, se la pancetta è affumicata, non aggiungete il sale, vi verrà una schifezza. Ora pensiamo alle uova. Prendiamo 2 uova, come abbiamo detto, rompiamo una totalmente, rompiamo l'altra. Attenzione, buttiamo la chiara. Senza far cadere il dorso, che quello ce lo dobbiamo mangiare. La chiara. Là. Ora, un pizzico di sale, un po' di pepe e del pecorino romano grattugiato. Dopodiché, con una forchetta, sbattete finché non otterrete una crema omogenea. Nel frattempo che la pancetta si sta rosolando, mi raccomando non fatela seccare, buttate il sale grosso nell'acqua che sta bollendo, dopodiché buttate la pasta. Là. Il momento cruciale è arrivato. Ora seguite alla lettera tutto quello che faccio, perché se non mi seguite potreste rovinare il vostro piatto. La pasta è cotta. Prendete la pasta e scolatela. Ci mettete la pentola sul fornello spento. Versateci dentro gli spaghetti. Ora prendete la pancetta soffritta e buttatela sugli spaghetti e mescolate. Ora attenzione, prendete l'uovo e buttatelo sugli spaghetti a fuoco spento, perché sennò fa gli straccetti. L'uovo si deve cuocere con il solo calore degli spaghetti. Ora con la velocità di flash mescolate finché non vedete che l'uovo si addensa un po', ma senza fare gli straccetti della frittata. La pasta è pronta. Oh.
parmigiano con il parmigiano, o meglio con il pecorino o pecorina romana, e poi mettiamo una spolverata di che cazzo sto facendo? Da Milano è tutto, Gigi, la carbonara per il meglio di internet. A voi la linea. Bene.